Il Consiglio regionale ha approvato con 20 voti favorevoli e 16 contrari il bilancio di esercizio 2020 della Fondazione Sistema Toscana, richiamando la necessità di indicare nel programma di attività gli investimenti da realizzare e la quantificazione delle risorse a ciò destinate. Sì, un'approvazione diciamo un po' tormentata, molto contestata. In realtà l'unica pecca che ha è di essere un'approvazione tardiva, perché era il bilancio del 2020 che ha avuto alcune vicende che hanno richiesto approfondimenti, ma ad oggi il bilancio è, prima cosa, un bilancio inutile della Fondazione, che quindi è un saldo positivo, è un bilancio che ha ricevuto alla fine tutte le approvazioni degli enti di controllo, gli organismi di controllo interni ed esterni, ed è un bilancio che ha consentito di verificare per l'ennesima volta come questa Fondazione sia un organismo indispensabile per le attività dell'ente Regione Toscana sui fronti della promozione turistica nelle sue connessioni con la promozione e il sostegno all'offerta culturale. Cioè si occupa di quel settore di cerniera che consente di trasformare la nostra identità culturale, il nostro patrimonio culturale in motori, generatori di offerta turistica e quindi di economie anche nel campo turistico, oltre che nel campo della cultura. È stata anche l'occasione per analizzare temi più generali che riguardano il rapporto con i dipendenti e gli ex dipendenti e gli incarichi ad essi riconoscibili, che però ha avuto come esito quello di essere ricondotta nell'alveo della prima commissione per una discussione più generale, e quindi il bilancio è stato approvato con soddisfazione a maggioranza e ci porta adesso ad attendere i bilanci preventivi per le attività del 2022 della Fondazione Sistema Toscana. Il nostro voto è stato negativo, infatti è emblematico che oggi, marzo 2022, si voti l'approvazione del bilancio di Fondazione Sistema Toscana del 2020. Ci sono state varie problematiche, infatti già a settembre sono state chieste integrazioni e modifiche che poi sono arrivate a gennaio, diciamo che è stato detto che le cose andavano bene. L'abbiamo votato in commissione qualche giorno fa. È passato a maggioranza. Noi diciamo: cosa c'è che non va in Fondazione Sistema Toscana? Qualcosa c'è che non funziona. Lo dicevamo anche negli altri anni. Va avanti con il 90% di soldi regionali, quindi è giunto il momento di fare una riflessione su questa fondazione e anche su Toscana Promozione, perché per certi versi si assomigliano e quindi secondo noi forse ci vorrebbe un'unica regia. Nel marzo del 2022 ci siamo ritrovati a votare il bilancio 2020 della Fondazione Sistema Toscana, che è una fondazione partecipata all'83% dalla Regione Toscana, quindi una fondazione quasi esclusiva proprietà della Regione. E questo ci ha un po' insospettiti, siamo andati a spulciare, a controllare come mai nel 2020 il bilancio dal 2020 arrivi oggi, e ci siamo accorti che quel bilancio intanto ha due pareri negativi ricevuti dalla direzione bilancio della Regione. Non solo, guardando i bilanci ci siamo accorti per esempio che nel 2017, nonostante la Regione abbia stanziato 5 milioni e 200 mila euro di denaro pubblico a Fondazione Sistema Toscana, ne sono serviti un ulteriore 620 mila per colmare un buco di bilancio. La Fondazione Sistema Toscana è la fondazione che deve promuovere la cultura, il turismo e l'integrazione in Toscana. Quindi un qualcosa di surreale, cioè che la fondazione che deve promuovere la cultura e il turismo del luogo che forse ha più cultura e storia, tradizione e attrazione turistica del mondo, perda 600.000 euro all'anno. Io mi auspicavo quantomeno, di fronte a questa gestione, a questa mala gestione, che il direttore generale della fondazione fosse stato rimosso, e ci siamo accorti del vero problema, della vera anomalia. Cioè, Fondazione Sistema Toscana ha avuto per 17 anni lo stesso direttore generale, un signore che ha percepito 115.000 euro di stipendio all'anno per fare male il proprio lavoro, e dopo 17 anni ha finito di fare il direttore generale della Fondazione solamente perché è andato in pensione.
e un minuto dopo che è andato in pensione il Consiglio regionale lo ha nominato nella deputazione di Monte dei Paschi di Siena, cioè gli ha dato un'altra nomina. Già questo basterebbe secondo me a far attenzionare questa situazione, non è tutto, c'è di più, evidentemente lo stipendio che si prende in deputazione del Monte dei Paschi di Siena e la pensione che ora questo signore percepisce sono ben lontani dai 115.000 euro che percepiva quando era direttore di Fondazione Sistema Toscana, e allora Fondazione Sistema Toscana in affidamento diretto gli dà una consulenza da 50.000 euro. Un bonus, perché evidentemente è stato bravo a gestire male 17 anni la fondazione, viene dato un bonus elargito, un premio in questa situazione storica, in questa contingenza storica, un premio di 50.000 euro. È una roba vergognosa, è una roba che è di una inopportunità politica senza precedenti, e io ho dei dubbi che sia soltanto un'opportunità politica, che non ci sia anche altro, non tocca a me indagare su questo, lo faranno gli organi competenti, ma io segnalo che mi sembra veramente assurdo che una fondazione di proprietà interamente della Regione Toscana regali, assegni una consulenza in maniera diretta, senza passare da nessun tipo di concorso, a chi è stato direttore generale per 17 anni della stessa fondazione. Per me è surreale. Più che le polemiche sui tempi, il mio è stato un intervento proprio nel merito dei numeri, perché qui ci sono poste che non tornano. Sono interventi tecnici i miei, ho cercato di spiegare all'Aula che il credito IVA non può essere portato a fondo rischi, perché è una partita di giro il cui debitore è lo Stato, quindi più garantito di così non può essere un credito, e quindi se viene portato a un fondo rischi vuol dire che c'è un problema, e leggendo il bilancio mi sono accorta che l'Agenzia delle Entrate già nel 2017 ha dichiarato questo credito IVA inesistente, quindi è stato fatto un errore ed è specificato proprio nella relazione a pagina 74, chi vuole andare a vederlo lo può vedere, che è stata considerata detraibile l'IVA su spese di missione. Le spese di missione sono spese di viaggio, ristoranti e hotel. Esiste una legge dello Stato che dice che l'IVA su queste spese è indetraibile. Ora mi domando come una fondazione possa fare un errore simile. Questo è stato appurato nel 2017, tutt'oggi questo credito IVA è in bilancio, quindi vorrei capire quando verrà portato a perdita e verrà sicuramente sistemato il bilancio. Ma non solo, questa fondazione è una duplicazione di un altro organismo come Toscana Promozione e Sviluppo, hanno praticamente le stesse finalità, si discostano leggermente, però le risorse che impiegano sono ingenti, si parla di 10 milioni di euro l'una e 9 milioni di euro l'altra. Fondazione Sviluppo Toscana è finanziata per l'87% dalla Regione Toscana, quindi sono soldi pubblici che in questo momento di crisi potrebbero essere dirottati su aiuti a favore delle famiglie che non riescono ad arrivare in fondo al mese, alle imprese che si trovano di fronte ai maggiori costi per l'energia elettrica. Quindi non capisco come mai non si arrivi a una razionalizzazione delle risorse e anzi si usino queste fondazioni un po' come dei meccanismi per creare lavoro, non solo ai 71 dipendenti, ma anche a consulenti esterni, perché la fondazione ha ben 4 milioni e 600 mila euro di consulenze che non vengono nemmeno specificate nella relazione. Per questo ho fatto una specifica richiesta di accesso agli atti, perché voglio avere i dettagli di dove sono andati a finire quei 4 milioni e 600 mila, che non si sono verificati soltanto nel 2020, ma anche gli anni precedenti. Quindi qui c'è un problema di gestione, non di dipendenti, perché i dipendenti eseguono essenzialmente il lavoro che gli viene fatto e richiesto. Quindi il problema è la gestione, come dicevano anche altri colleghi in aula, non si capisce perché in 17 anni è stato mantenuto sempre lo stesso dirigente.
Nell'auditorium Giovanni Spadolini di Palazzo del Pegaso si è svolta la premiazione della terza edizione del premio Chianti Tesi. Il vincitore è Luca Bacciarelli, a cui è andato il premio da 2.500 euro previsto per la miglior tesi di laurea magistrale in economia e management, selezionata e valutata da una giuria composta da 6 docenti universitari. Il secondo posto e premio da 1.000 euro è andato invece a Valentina Savelli. A premiare i vincitori il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. Oggi si parla di futuro del nostro territorio, si parla di giovani che attraverso le loro idee, il loro lavoro di ricerca contribuiscono a costruire un territorio migliore. La sfida che noi abbiamo lanciato con Toscana 2050 è quella di provare a disegnare come cambia la nostra regione. Abbiamo bisogno delle migliori energie, abbiamo bisogno che questo diventi un percorso da condividere con quante più persone possibili, perché il disegno del domani del nostro territorio, della Toscana dei nostri figli, ha bisogno di tutte le energie e dello sforzo collettivo di tutti. Tutti gli anni, da ormai 3 anni, riceviamo molte candidature da università in tutta Italia, studenti italiani con tesi in economia e management. Quest'anno abbiamo il piacere di premiare 2 tesi studenti toscani. Il primo è Luca Bacciarelli dell'Università di Siena, con una tesi su impresa familiare e leverage finanziario, e la seconda è Valentina Savelli, che ha presentato una tesi da parte dell'Università, che si è laureata all'Università di Siena, e ha presentato una tesi su prezzo del vino e le determinanti del prezzo del vino, in particolare focalizzandosi sul Chianti Classico. Sono 2 ragazzi che hanno delle competenze, che hanno sviluppato delle competenze di valore, secondo noi, e rappresentano proprio quello che è il futuro del territorio, dato dal capitale umano delle persone che vivono su questo territorio e che crescono su questo territorio e che beneficiano appunto anche delle nostre istituzioni formative, come appunto l'Università di Siena, l'Università di Pisa in questo caso, e quindi siamo, come dicevo, molto contenti. Al primo classificato, Luca, andranno a 2.500 euro, un premio di 2.500 euro messo a disposizione da Chianti Banca, e alla seconda classificata, Valentina, andrà un premio di 1.000 euro. Le tesi sono state premiate perché i ragazzi hanno fatto un ottimo lavoro che ha rispecchiato quelli che erano i temi proposti nell'edizione del Chianti Economic Forum. Quindi onore al merito, e la premiazione è uno stimolo per i giovani, secondo quello che è l'obiettivo del concorso che da anni ormai si ripete con soddisfazione e partecipazione da parte dei giovani delle università del territorio. Giornate come queste danno il senso di quello che facciamo sul territorio. Sono giovani studiosi che hanno costituito un'associazione di rilievo per il nostro territorio, per il territorio del Chianti, e attraverso questa associazione premiano e contribuiscono all'impegno e alla ricerca di altri giovani studiose e studiosi. E questo è molto bello, perché conoscere l'economia locale, loro hanno anche ormai rapporti con il nostro istituto regionale di programmazione economica, significa avere gli strumenti per poter agire su quel territorio. Grazie al loro impegno, da anni noi abbiamo uno strumento in più. È un'ottima iniziativa, perché è molto importante dare incentivi agli studenti. Abbiamo avuto tante tesi di ottima qualità in diverse cose, e diciamo le abbiamo analizzate in varie persone, abbiamo avuto anche delle discussioni su quelle che erano le migliori, e abbiamo, nonostante il periodo di Covid, avuto molte tesi. L'anno precedente erano anche di più, perché era prima, diciamo, del periodo, le tesi erano state fatte prima, sono anche state fatte in modo diverso le tesi, ma devo dire erano ottima qualità, come vedrete poi dalle presentazioni che faranno i ragazzi. Dopo l'audizione del provveditore regionale delegato del Ministero della Giustizia, Pierpaolo D'Andria, che ha fatto presente le emergenze delle carceri, la Commissione Affari Istituzionali del Consiglio regionale e il garante toscano dei detenuti Giuseppe Fanfani hanno deciso di avviare sopralluoghi e incontrare detenuti e personale per toccare con mano l'universo delle carceri in Toscana.
La prima visita di questo percorso si è svolta a Sollicciano, il carcere più grande in Toscana. L'obiettivo è arrivare ad una proposta di risoluzione che impegni la Regione su temi stringenti quali salute fisica e psichica e formazione. Visitare il carcere è un obbligo per tutti coloro che si occupano di cosa pubblica, perché serve a comprendere una parte di quella società che bene o male è figlia di questa società, che pur avendo sbagliato in questa società ci deve essere reinserita. Oggi ho avuto una impressione molto positiva di un carcere impegnato ad affrontare i problemi veri. Abbiamo avuto colloqui con i detenuti, con il personale, abbiamo visto cose che io già conoscevo ma che i consiglieri molto spesso non conoscono. E la visita è stata particolarmente istruttiva, soprattutto nella parte in cui tutti i detenuti che abbiamo ascoltato hanno insistito sul desiderio di avere una formazione in uscita dal carcere per poter trovare un lavoro e per poter reinserirsi decorosamente all'interno della società. Questo è un compito nel quale la Regione può molto, perché ha dei compiti che le sono propri, oltre quelli che sono propri dell'amministrazione centrale. È per questo che io ho apprezzato tantissimo l'iniziativa che la prima commissione ha voluto. Una visita importante che è l'inizio di un percorso che porterà la prima commissione del Consiglio regionale nei principali istituti penitenziari della Regione Toscana. L'obiettivo è quello di capire il reale stato degli istituti penitenziari e l'obiettivo è anche quello di arrivare ad elaborare e a portare all'attenzione di tutto il Consiglio regionale una proposta di risoluzione che consenta alla Regione Toscana di fare la propria parte e di poter contribuire al miglioramento della realtà detentiva di tutto il territorio regionale. È chiaro che gli istituti penitenziari non dipendono se non marginalmente dal ruolo della Regione Toscana, però ci sono alcuni aspetti nei quali si può misurare in maniera effettiva il contributo che la Regione può apportare a queste realtà. Penso principalmente al tema della tutela della salute e al tema della formazione. Quindi la nostra volontà è quella di far emergere le problematiche che sono all'interno di questi istituti. Sollicciano è il carcere più importante della Regione Toscana, il più popolato. Ci sono problemi ormai da lungo periodo di carattere strutturale. Fortunatamente è rientrato il tema del sovraffollamento che ha caratterizzato per tanti anni questa struttura, ma ci sono problemi che riguardano la quotidianità dei detenuti, il modo in cui vivono, il modo in cui interagiscono all'interno dell'istituto e anche il personale penitenziario che deve avere un'adeguata formazione, deve essere sufficientemente supportato. Io spero che tutto quello che oggi abbiamo potuto vedere con i nostri occhi e ascoltare in prima persona possa tradursi al più presto in fatti concreti. Una visita importante, fondamentale e credo sia compito di ogni persona che siede nelle istituzioni visitare le carceri. Le carceri rappresentano uno spaccato della società, stamani abbiamo visto bene chi purtroppo le vive, che è la parte più marginale della società, chi sta ai lati e a cui lo Stato non riesce a dare risposte. Le impressioni sono ovviamente forti, molto coinvolgimento emotivo, ma anche la volontà di cercare quantomeno di risolvere alcuni dei problemi importanti che ci hanno segnalato, in particolare il problema sensibile delle malattie mentali. Ce ne accorgiamo in chi può uscire, pensiamo a cosa può essere avere problemi o disagi psichici in un ambiente come quello alle mie spalle. È stata una visita impegnativa che mi ha fatto molto riflettere, innanzitutto sapere come anche questa notte vi sia stata un'aggressione qui dentro, quindi il tema ecco della vigilanza e del personale che opera all'interno del carcere di Sollicciano e poi venire a sapere che praticamente da quando il carcere è stato costruito soltanto negli ultimi anni, dal 2020 in poi, si è cominciato a fare qualche lavoro strutturale. Rendiamoci conto in che situazione versa il carcere di Sollicciano. Abbiamo visto delle infiltrazioni d'acqua piovana
cadere le tracce addirittura sopra degli impianti elettrici, cioè, veramente situazioni molto negative. Siamo entrati nelle carceri dei detenuti, abbiamo visto in che condizioni vivono, ma ripeto, il mondo carcerario deve essere visto veramente a 360 gradi, deve essere visto tutto il mondo carcerario, detenuti ma anche le guardie carcerarie. Ci deve essere un impegno naturalmente per la formazione, per il lavoro, ci deve essere l'assistenza sanitaria nel suo complesso, così come deve essere garantita fisica e psicologica. Ci deve essere l'impegno delle istituzioni perché, ecco, vi sia un'attenzione per questo mondo nella sua complessità e nella sua interezza. Noi in prima commissione continueremo il nostro impegno affinché, ecco, vengano trattati veramente i problemi dei toscani. Probabilmente nella risoluzione che faremo alla fine di questo percorso, che faremo entro l'anno in tutte le carceri, chiederemo al Parlamento e al Governo alcune misure di loro spettanza come risultato del nostro lavoro, delle ispezioni che stiamo facendo, che abbiamo cominciato oggi. Ci sono alcune questioni invece che riguardano l'azione o diretta o indiretta della Regione Toscana che cercheremo di indirizzare al meglio. Innanzitutto la formazione e il lavoro, che sono importantissime perché tanti vogliono lavorare all'interno del carcere, essere reinseriti e formati per il momento in cui usciranno. C'è la questione della sicurezza e della videosorveglianza, su cui possiamo fare un progetto insieme all'amministrazione penitenziaria. C'è la questione della sanità e c'è la questione della possibilità anche di aiutare salute e sanità, l'amministrazione penitenziaria a lavorare meglio dentro e quando c'è bisogno di spostare fuori dal carcere. È una questione di civiltà e anche di sicurezza e di rispetto per chi lavora, oltre che per la persona, oltre che per ciascuna donna e uomo che è qui dentro. Thank you.